Ciao a tutti, sono Annalisa, la figlia di Paola, e faccio questo video per ringraziarvi dal più profondo del cuore per la risposta che avete dato alla causa di mamma. In realtà, la cosa più bella di tutto quello che è successo è che è stata una risposta estremamente spontanea, cioè io ho scritto quel post di ringraziamento, quella lettera di ringraziamento a Jacopo. E quando l'ha pubblicata è stato bellissimo leggervi tutti quanti, leggere che eravate disposti dal nulla a mettere in gioco le vostre risorse, che al momento penso siano importanti per tutte le famiglie, per realizzare il sogno di mia madre. Questa è una cosa che mi ha colpito e mi ha lasciato senza parole. Ci tenevo veramente tanto a ringraziarvi tutti, uno per uno, perché per lei è il sogno di una vita. Lei, nei momenti più bui, insomma, della sua malattia, ha sempre espresso questo desiderio qui di andarsene in crociera, nello specifico in Grecia, perché insomma, è sempre stata una delle sue mete preferite. I vostri soldi, quindi i soldi che state donando in questi giorni, in questi 2 giorni, in queste ore, che sono veramente tantissimi, serviranno appunto a realizzare il sogno di mia mamma, mandarla in crociera, si spera il prima possibile, perché lei attualmente è ricoverata nel reparto di medicina all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e la situazione non è delle migliori, nel senso che lei è stata ricoverata lì per una brutta piaga che le ha dato un'infezione ancora più brutta. Infezione di cui i medici non sanno bene spiegarsi il motivo, cioè a tutt'oggi, dopo un mese e mezzo di ricovero, non sanno ancora, ecco, diciamo, che pesci pigliare. Aggravata dal fatto che, come immagino molti di voi sapranno, la sclerosi multipla comunque è una malattia che debilita tutto il sistema immunitario, per cui mamma di base non risponde già di per sé alle aggressioni esterne, ecco. In più, purtroppo, nei giorni scorsi si è, insomma, palesata dall'analisi questa forma di neoplasia del sangue, che non è ancora ben chiaro di che tipo sia, perché a quanto pare ne esistono di diversi tipi. Io questo non mi sono ancora informata in merito, però lo sappiamo tutti che cos'è. E questa cosa qui rende ancora più speciale quello che state facendo, perché non è solo una questione di sclerosi multipla, ma di diverse purtroppo patologie che si sono accumulate al momento. Quindi non sappiamo purtroppo se effettivamente questa crociera si farà. Speriamo di sì e speriamo nel più breve tempo possibile, perché la risposta che avete dato è già servita, voglio crederci quantomeno, a farle abbassare la febbre che la tormenta ormai da un mese e mezzo di tanto, perché da che ce l'aveva sempre a 38 e mezzo fissi, sono 2 giorni da quando le ho raccontato questa cosa qui che ce l'ha a 37,7, insomma non supera i 38. Io voglio pensare che sia, ecco, anche merito di questa bella cosa e merito vostro. I soldi appunto quindi serviranno a questa crociera, e ciò che avanza da questa somma lo donerò volentierissimo alla Onlus fondata da Jacopo, che vorrei prendere il treno, e serviranno all'acquisto di un'auto speciale, super mega attrezzata, che sarà usata per il trasporto scolastico dei ragazzi disabili. Quindi scusate l'emozione, ancora grazie mille veramente, e appena andrò a trovare mia mamma vi prometto un video anche con lei, per ringraziarvi ulteriormente di quello che state facendo. Grazie veramente tanto.